Entrambi sì. I membri. Skarner ce l'aveva ancora, infatti si è potuto permettere più aggressione, ma poi è stato costretto all'utilizzo per fuggire e ritirarsi. Ma signore e signori, stiamo entrando in quella che è la seconda Champions Select della finale terzo quarto posto tra Vitality e Splice. Vitality ancora una volta dal lato blu della mappa e i ban sembrano voler rimanere gli stessi. Ricalcano salvo gli, stessi. Gli Splice non vadano a bannare Caitlyn al momento, dovrebbero, se posso Kha'Zix dirti la mia. È stato bannato da parte di Vitality a questo giro. Hanno visto che Xerx è gestibile sui tank, lo vogliono far giocare sui tank. Ah, dici lasciamogli pure Duck qualsiasi cosa, esatto. Senza problemi. È gestibile. Vediamo cosa andranno a bannare gli Splice, anche tank perché di nuovo. Secondo me Caitlyn. Caitlyn era obbligatoria per un semplice motivo, hai visto cosa Mini Trupax sa fare con quel campione, però arriva Trundle. Sì. Arriva Trundle che non solo è un flex pick tra la corsia superiore e la giungla, è e anche supporto. Il ruolo di supporto. Ma è uno dei migliori campioni di Gilius attualmente, uno di quelli sui quali sta performando meglio all'interno dello scenario dei playoff. Ed è proprio per questo che hanno anche lasciato aperto il tank. Esatto, ed è un pick che va a mettere sotto scacco tantissimi altri metapick. Sion sotto scacco, Skarner anche lui viene messo sotto scacco da questo campione. Perché sì. Per quanto il presidio di cristallo ti dia dei buff in alcune determinate zone, bypassare il pilastro non è semplice se sei un campione che non ha degli scatti all'interno del proprio kit. Esattamente, qua vedremo quale sarà il secondo pick da parte di Splice, Skarner e Braum, quindi stanno ricalcando quella che è la selezione campioni precedente e non so se sia saggio. Non molto attualmente, perché sanno già quali sono le debolezze di quella lineup in Vitality e adesso possono andare a prendere il meglio ancora. Sempre dipendentemente da quello che saranno i pick successivi. Magari gli Splice tirano fuori il pick a sorpresa alla fine. Tahm Kench sembra contro essere selezionato. Braum e Skarner è perfetto. Sì, quindi va benissimo. È fantastico. E un Kog'Maw non mi dispiacerebbe a questo punto. Anche Sion. Proprio Sion, wow. Tank fiesta. Tripla lineup di tank, ricordiamo, per ora risultano ancora molto efficaci, nonostante quelli che sono stati tutti i vari nerf che subiscono sempre nel tempo i tank. Purtroppo è una categoria di campioni difficilissima da bilanciare. Quasi impossibile, perché se esistono i tank non esiste tanta altra roba. Il problema è che è sempre lo stesso, i tank devi mettergli dei danni per... Eccolo qua, Ornn viene selezionato da parte degli Splice. Precedentemente era quello il ban dei Vitality. Ci può stare, ma anche lì Ornn al momento si affaccia a un Trundle. Per quanto effettivamente la capocciata di Ornn possa distruggere il pilastro e quindi comunque andare a bypassare in qualche modo gli anche strumenti della pressitrice. Sì. Sì, però no. Sì, però no. Ecco, l'hai detta meglio di qua me. Qua Varus viene bannato per mano degli Splice. Dovrebbero bannare anche Kog'Maw. Secondo me bannano Tristana e Vitality per toglierla a Cobbe. Di nuovo mille ban. Sì, sugli AD Carry. Sugli AD Carry. Ricordiamo la fase di ban dei Vitality contro i Fnatic. 5 ban sugli ADC. È stato... Jhin è stato bannato invece. Questa cosa urla ancora di più Kog'Maw. Proprio è un vogliamo team fight. Avete tre tank. No, dico, gli Splice dovrebbero bannare Kog'Maw, perché dovrebbero, ma è da vedere se effettivamente lo faranno. Vitality bannano Tristana, secondo me. Per tenere totalmente sotto controllo la corsia inferiore. E qua intanto parte il cartello Vitality Take Our Energy. I Fraca Meteo, vi salutiamo ragazzi, bella. Ziggs addirittura vanno a parlare. Okay. Wow, Splice, quanto rispetto per Mini. O quanti meme, tanto ormai abbiamo detto che la serie è impostata è una su quelli. Meme. Ed ecco il ban di Tristana. Sì, assolutamente, ci stava. E se fossero gli Splice a selezionarlo adesso, Kog'Maw? Cobbe non è male con quel campione. Ed effettivamente Ash crea tanti problemi Ash agli avversari. Contro Tahm Kench. No. No. Se piccano Kog'Maw, Ok. Ezreal molto standard. Molto safe. E questo però dà per scontato che effettivamente andremo a vedere Kog'Maw contro Skarner. Dovrebbero draftare anche dei danni prima o poi gli Splice. Quali danni? Non servono danni se si picchiano solo tank. Ok. Ezreal va con la build da tank. Va bene. Gauntlet, Sunfire, Spirit Visage. No, quella da DC super conservativa con guanto del gelo, fauci di Malmortius, ninja tabi. Oh! Dai, quella lock. È una quella mi piace. Eccola lì! Parte il lock per uno dei campioni più performanti come hai per Yamato carry. Ha fatto una faccia un po' strana, tipo, ma l'ha lockata davvero? Ma
Aspetta, aspetta, controlliamo il lock, è ok, è da lì effettivamente, sei sicuro? Puoi giocarla? Bravo, perfetto, ok, a posto, dai, loccala. Loccata Thalia per Jizu, che quindi... I danni ci sono per i Vitality. Bene, vediamo il corsia centrale di Splice se decidono di prendere un campione. Ma i danni dove sono? Oh no, mi ho lasciato i danni a casa, maledizione. Ho spento adesso i danni a casa. Avrò lasciato i danni nel forno. Ma il forno... Eccolo qua, il questo forno c'è. È bello. Questo beh, è bello. Direttamente dal forno, che è effettivamente è il deserto di Shurima, cosa arriva? Cassiopea. Ma Cassiopea con il conquistatore? No, basta conquistatore. No? No, no. Singed col conquistatore. Il bello è che funziona davvero. Funziona anche troppo qua bene. Lasciamo stare, non diamo brutte idee a chi ci sta seguendo da casa. Che poi ci bollano come stream poco educativo. Ci mettono il peggio di noi. Noi siamo educativo. Trolli. Trolli. Non so noi, ma Vitality e Splice nella partita di prima sì, in maniera anche abbastanza pesante. Mamma mia questa lineup. Abbiamo entrambe le lineup. Tripla frontline per entrambi, quindi sarà un massacro continuo. E abbiamo solo fonti di DPS, non abbiamo fonti di burst. Significa che i team fight andranno avanti per tre quarti d'ora. Dipende tutto da una cosa. Se quanto snobollata Thalia è? Perché Thalia snobollata o Jinx può... anche quello è vero. Jinx che tira un critico che fa danno ad Aria e ne tira tre di fila, non è molto divertente. Qua si stringono la mano i due coach. E signore e signori, stiamo per entrare in quello che è il secondo match di questa serata. Allora, in generale la composizione degli Splice, per quanto si possa scherzare sulla potenziale mancanza di danni, in realtà è ben costruita, perché hai un tiratore con un'ottima fase da mid game su quello che è lo spike della virtù della triade e la manamune. Quindi hai un fulcro per gestire il mid game. Questo viene poi compensato in late game da una Cassiopeia che andrà a scalare benissimo e ha dei buoni controlli ad area. You chose blue side for game 2. What makes this side of the map so strong at the moment? Cosa pensi in questo caso? Penso che si sono che la draft in generale da parte degli avversari è stata abbastanza debole e quindi vogliamo giocare la nostra draft in maniera proattiva. Più che altro ha proprio detto sappiamo gestire la draft avversaria perché Red Side è una draft debole. E wow, quindi... sei stato molto che buono. Detto, sì, sono voluto andare per la traduzione politically correct. No, 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 ma che politically correct? Allora. Signore e signori. Gilius stavolta decide di non dare il primo sangue nei primi 48 secondi di partita, quindi già un inizio di gran lunga migliore da parte dei Vitality. Qualcuno si è dimenticato l'overlay? Tranquillo. Tranquillo. No, lo cambiano ad ogni partita perché... Per memarci un po'. Bro, era solo uno spoiler. Va bene solo per il primo game. Ti ricordo. Ti ricordo che era solo uno spoiler. Lo so che era uno spoiler, però uffa. Ma che facciamo a fine trasmissione? Glielo diciamo a chi ci sta seguendo. Trolli? No. Oh. Oh, vabbè. Vediamo, vediamo. I miei contatti li voglio tenere al sicuro. Vediamo se poi mi sento buono io. Se no i ninja in Riot lo fanno sparire, lo sai bene. Quali ninja? Spero non quelli in pigiama, perché quelli di sicuro non riescono a far sparire niente. Tranne loro stessi. Vero. Nischi corsia centrale, riesce a mettere a segno un'esplosione velenosa su Jizuke, che comunque con la sua raffica filettata può permettersi comodamente di continuare a farmare. Vediamo Doanne, che aiuta Xerxes nella conquista della robobestia Cremisi. In corsia inferiore, il pull non ha fatto perdere particolarmente tanto tempo alla corsia inferiore dei Vitality. Grazie allo scudo reliquia di Jackthroll riescono immediatamente a pareggiare la Contain Minion. Cool da parte di Jinx. Mietitore, falcetto. Falcetto! È una Jinx che vuole scalare. È una Jinx che dice, sai cosa? Io farmo. Poi se per sbaglio prendo delle kill, come avete fatto nella partita precedente, che me ne avete regalate 5 in 2 minuti, grazie, vinco da solo. Però io farmo. Io farmo. Qua, push in corsia centrale è molto aggressivo da parte di Jizuke. Nessun minion perso ad ora? Miracolo. Sai perché secondo me Yamato Cannon ha deciso per due volte consecutive di giocare Blue Side? Perché così gli Splice bannano Swain e non ha la scusa di non averlo bannato lui. E no, questo, a questo si riferiva quando parlava di draft debole Red Side. Perché devono bannare Swain, non è una battuta, e quindi hanno un ban in meno. In effetti sì. In effetti sì. Non era una battuta, giuro. No, inizialmente sì, ammettilo che era una battuta. Hai trovato il modo per proteggerti. Ammettilo. Ho iniziato memando, okay, ma alla fine non era una battuta il discorso della sua complessità. Ok, ci sta, ci sta. Jizuke in corsia centrale. Qua, un push. Che te ne pare della nuova fascia del mana, quella dell'8.7? Mana proprio bene. Ah, Ryze è felicissimo. E Cassiopeia, e Anivia, e tipo
qualsiasi campione che ha bisogno di scaling su mana. Ti dirò, la 10 stack secondo me sono davvero troppo poche, troppo facili da guadagnare. Allora, se sei efficiente e parti dal minuto e 30 a staccarle, perché puoi staccarle ogni 15 secondi, per fortuna non 12 come era su PBE, ogni 15 secondi vuol dire che devi colpire un campione avversario per un totale di... Vabbè, ovviamente 10 volte, ma nell'arco sì, di 150, 150 secondi... vuol dire che a 4 minuti, 4 minuti e mezzo, se colpisci effettivamente a cooldown... Hai 250 mana bonus da una runa secondaria... E una rigenerazione del mana dell'1% sul mana mancante... Sbroccata! No, ma ti pare? Jezuka adesso insieme molto a Gilius. Questa è una cosa che abbiamo visto spesso proprio con la combinazione tra Andol e Talia. È una cosa che Gilius e Jezuka tengono a fare spesso. Jezuka utilizza molto aggressivamente. No, c'è Xerxe. C'è Xerxe, ragazzi. Si ritirano, si ritirano. Scherzavo. Pilastro, non pilastro da parte di Trando, ma da parte di Odoamne. It was a joke, bro. JK, bro. Niente, qui sta... Tornando in base sul lume, non so neanche se vogliano interromperlo. Sì, Ornn decide di interrompere il richiamo base. Jezuka non ha perso neanche un minion. Molto buona la gestione della fase di corsia da parte sua al momento. Qua, purtroppo ha perso un paio di minion. Sì, no, sì, quelli sotto torre. Qua Jezuka viene stunnato, deve stare attento. Subito attivato quello che è la sua pelle coriacea. E questo è uno dei momenti di debolezza di Tahm Kench. La partita? No, la fase iniziale. Purtroppo. Ah, scusa. La fase iniziale purtroppo per Tahm Kench è molto difficile, soprattutto per quello che è il Braum di Kasing. Guarda qua, lascia l'augment da parte sua, potenziamento glaciale. I suoi auto-attacchi rallentano. Sì. È normale vedere una corsia Braum Ezreal arrassare così pesantemente una scaling lane, perché stiamo parlando di una Jinx che starta di mietitore. Scaling. E wave clear, i Vitality ne hanno una tonnellata, gli Splice della loro invece è molto più situazionale. Quindi per gli Splice trovarsi in svantaggio pesante mid game con questa composizione sarà grave, sì. Perché è tutto nelle mani di Cassiopeia. Vuol dire che se i Vitality prendono un Baron e quindi vai a ridurre i danni ad area sui minion. Ok, hai i danni singoli delle zanne gemelle, delle Twin Fangs. O se per sbaglio Cabo Shard chiude lo standard del comando. Ah, ciao. Sì. Per sbaglio, molto situazionale. Non è assolutamente quello il suo oggetto principale. Contro Ornn. Contro Cassio. Doppio teletrasporto da parte dei top laner che tornano a farmare da bravi tank quali sono. Ciao, sono un tank e io farmo. Strano. Piacere, sono Sion. 265 anni. Sono un tank. Farmo. Oggi sono venuto qui a condividere con voi la mia storia. Una volta non farmavo, ingaggiavo. Poi Jarvan I ha deciso di uccidermi. Mozzando ma a metà. Ho ucciso lui. E adesso indosso la sua corona come mascella. Una cosa simpatica. Jezuka in corsia centrale, anche lui si sta accontentando di farmare alla luce del suo lume di controllo. Sta giocando iper sicuro ed è così che devi giocare questa Talia. Sì, perché tanto deve scalare questa Talia, non deve ottenere vantaggi, non deve premere per un'uccisione. E quello è il punto. E notando, hai notato il fatto che Jezuka nel momento in cui è andato sul fiume, giusto un piede, è partita accelerazione. Ha effettivamente il water walking. Sì. Che è curiosa come maestria in corsia centrale, perché procca proprio appena metti un piede nell'acqua. Sì. E dura anche per un secondo e mezzo circa dopo esserne uscito. Vi ricordiamo quella che effettivamente è la storia di Sion, quella che è stato il momento di racconto da parte di Kenren. Era il momento perché top laner anonimi. No, era un posto siamo in un posto sicuro qua, quindi possiamo condividere questi momenti. Siamo nella nostra isola sicura, la top lane. Esatto. Dove non succede mai niente di brutto. Specialmente se sei un tank e quindi nessuno si cura di gankarti, perché comunque no. È inutile mandarti indietro perché non rimani indietro. Comunque, si torna invece in corsia centrale, dove a differenza della corsia superiore i due mid laner si guardano in faccia e farmano. Quindi molto più dinamismo, molta più iniziativa, molta più interattività tra i due campioni. Ma sai perché in top non si guardano tra di loro? È perché devono guardare in basso per vedere i minion. Xerxe qua attiva il predatore utilizzato, sale con subito il flash. Aia. Un pochino preventivo no. Questo flash, infatti viene punito Jezuka. First blood in mano a Nischi. Errore qui da parte di Jezuka, totale mancanza di rispetto verso quello che era la possibilità di aggressione di Xerxe. Sì, assolutamente non sì. Puoi sottovalutare il predatore su Skarner.
Jizuka l'ha fatto, Jizuka è morto. Tra l'altro primo sangue che finisce nelle mani di una Cassiopeia. Non felicissima come situazione. No, per nulla, questa aggressione. Gliel'ho buffata in maniera abbastanza pesante, tra l'altro. Sì, abbastanza. Hanno appena spottato Xerxes, si stanno portando verso di lui, vogliono impedirgli di conquistare questo drago della nuvola. Ancora non è stato resettato, si resetta in questo momento grazie a quello che è il germoglio della divinazione da parte degli Splice, che li avvisa della presenza di Gilius. In corsia superiore, Kavoshard. Odoamne è molto aggressivo nei confronti di Kavoshard. E potrebbe anche avere il danno, capo, sta attento. La ulti, ricordiamo, da comunque due dei marchi di Ornn. I marchi di Ornn sono la fragilità. La fragilità. Esattamente, quando auto-attacca quei marchi sono per danno percentuale sulla vita. Non poco, tra l'altro. Esatto. Qua veniamo al replay. Semplicemente Xerxes si lancia come il dannato in faccia all'avversario. Modalità Fast and Furious, Summoner Drift. E Mischi ringrazia e porta a casa una kill. Non tradurrò il labiale, perché siamo ancora in fascia protetta. Sì. Gilius adesso si porta a consegnare la sentinella di quarzo a Jizuka. Comunque, grazie a questa fonte di rigenerazione del mana, il mid laner dei Vitality avrà possibilità di farmare anche da sotto torre, anche in maniera abbastanza tranquilla, ma farmare da sotto torre ne taglia la possibilità di roaming. E quindi quella Thalia si trova momentaneamente in difficoltà. Momentaneamente, adesso vedremo Kasing in corsa centrale. Comunque vogliono tenere un po' di visione questi Splice e tenere sotto controllo Xerxes. Tenere sotto controllo la zona in cui Xerxes deve accedere è una cosa importante. Qua c'è... E Cassiopeia, il controllo degli obiettivi neutrali è davvero pressante. È dalla sua parte totalmente. Qua c'è Cobb che sta facendo un ottimo lavoro di zoning su quello che sono Mitrupax e Jektrop. Ora, Drago della Nuvola in mano agli Splice, che considerato quello che è Skarner è molto felice di ciò. Molto felice di ciò. Anche perché è quello della 8.5, quindi sì. Adesso statistiche... Sono anche statistiche di combattimento, letteralmente, specialmente se sei forte della celerità che potrebbe avere. Tanto qua Kavoshard vorrebbe tentare di ingaggiare Odoamne, possono fare di tutto per tutto. Sono in tre a divarli, devono stare attenti, inscrivono il flash, Odoamne trova doppio capo, trova la vita di Gilius e questo è disastro. I Vitality qua hanno forzato troppo un'aggressione senza nessun motivo. Nischi troverà il rallentamento, arriva anche il veleno, Zanna gemella 1, 2, 3, Seismic Shot per provare a salvare Kavoshard. Dovrebbe riuscire a salvarlo, non ha il flash. No, non ha il flash. Niente. Niente da fare, 3 kill in mano agli Splice. Questo dive era veramente forzato, era veramente forzato. È per questo che non si gankano i tank, perché... Succedono tankano. Queste cose. Sembra stupida come frase, però è quello che succede. Sì. Jizuka adesso si porta semplicemente a rimuovere un po' di minion, carica la difensiva da parte di Odoamne, che si prende in faccia un po' di raffiche filettate, ma è Ornn e quindi le ignora, anche perché c'è già un Negatron nel suo inventario per ridurre i danni magici. Sì. Xerxes, forte dell'uccisione conquistata da poco sul jungler nemico, si porta verso il messaggero della landa. Gilius lo spotterà, germoglio della divinazione. Simone, adesso si avvicina. Sono in tempo, sì. Riescono a fermarli effettivamente, questo è importante perché il messaggero della landa per i Vitality potrebbe essere la loro occasione di redimersi. Poter ottenere questo obiettivo che adesso gli Splice stanno combattendo fino alla fine, devono stare attenti, tu che è stato totalmente zonato. Disastro, sono proprio disorganizzati in questo game. Dopo te l'avevo detto, quando vinci così bene, solitamente pianti un terreno fertile per perdere altrettanto male. Sì. E qui i Vitality si trovano in una situazione purtroppo totalmente sconclusionata in ogni dove. Sì. Ogni loro azione prevedeva qualche membro del loro team fuori posizione. Il più delle volte è stato Jizuka, che sta mancando tanto di rispetto alla capacità di ingaggio nei primi livelli della composizione avversaria. C'è ma un ma in tutto ciò? I due pick di Odoamne e Nischi stanno facendo molto la differenza. Quell'Ornn in mano a Odoamne sta facendo i disastri, nonostante stia leggermente perdendo in farm. Quando okay. sono schermaglie e ma contro Sion accetti di perdere farm? Sì, ma è proprio quello il punto. Sono i due ban che a questo giro non ci sono stati da parte dei Vitality. Sì. Per bannare altri di carry a Kobe. Però sai... Tanto qua, guarda, Nischi può fare quello che vuole. Infatti guarda come... Ma, mamma mia. È così che finisce la laning phase. È così che finisce. Nischi. Scatto fasico. Lo scatto fasico contro Thalia è davvero opprimente. Non puoi far nulla. Anche perché la resistenza ai rallentamenti porta il campo di rocce che Thalia va a depositare a terra a non rallentare efficacemente l'avversario per fungere da setup per quello che è lo spostamento sismico. Adesso viene evocato il messaggero della landa. Questo sarà anche primo mattone per gli Splice. Quasi sicuro. Rovina. Pressione. Rovina totale. Qua gli Splice ottengono un bel vantaggio iniziale. Subito lanciato via
Messaggero a Landino, Capanno a segno, addirittura arriva l'ingaggio, quello che è la ultimate. Niente da fare però, perché Kavochart utilizza la sua per rendersi intargettabile. Odoamne e Xerxes hanno dovuto investire due ultimate per prenderne una. Va detto che nella partita precedente comunque Niski ha iniziato con 5 kill al 12° minuto. E poi abbiamo visto come è andata a finire. Sì. Comunque Mini Trupax sta continuando a farmare con la sua Jinx. Vero. Guarda qua, guarda qua. Non può fare nulla. No. Si avvicina alla linea. Guarda. Mamma mia. È morto. Mamma mia. Non puoi fare nulla. E quando Cassiopeia prende vantaggio è così la lane in phase, eh? È per quello che hanno bannato Cassiopeia nel game precedente. Nel momento in cui una Cassiopeia prende un minimo vantaggio, è finita. È finita. La partita in Consiglio Centrale è finita. Peter Dunn se la ride. Noi non hanno bannato Cassio. E wow, Niski. Sì, Niski è veramente mostruoso su questa Cassiopeia. E mi sa che nel prossimo game la bannano. Probabile, probabile. Considerato quella che è la performance attuale di Niski, si vede che sta iper performando. Corsia inferiore, vediamo. Kasing e Kobe che... Oh, qui la donna è addirittura. Può permettersi ingaggi aggressivi in questa maniera. Kavochart comunque ha le resistenze, ha gli scudi per potersele permettere. Niski che semplicemente continua ad accumulare staff su quello che è il suo bastone dell'arcangelo. Cielo di cristallo di Relay. Giusto per essere poco opprimente. Giusto per non... Tu non mi sfuggi se io becco anche una zanna gemella singola. Tu non sfuggi. Può ucciderlo di spam di zanne gemelle senza avvelenamento. Wow, che triste. Questo è triste. Proprio. Purtroppo questa è la situazione predatore da parte di Splice. Chi andrà a ingaggiare i mini Trupax o Jackal devono stare attenti. Prova a fare tutto per tutto e Root va a segno. E buona la reazione però da parte di Vitality. Avevi comunque Tahm Kench dalla tua, quindi che fai? Ingaggi su Tahm Kench? Non la migliore delle situazioni, anche perché come abbiamo visto le granate di Jinx poi ti impediscono di andare troppo lontano. Sì. Granate a terra, Tahm Kench sulle granate per impedire a Skarner di ingaggiare su di lui. Qualora ingaggi su Jinx, qui attenzione Gilius è terrorizzato, sa perfettamente che quello che faranno ora gli Splice è invaderlo. Ed eccolo qua, arriva l'ingaggio qua subito. Arriva Xerxes e lo porta verso Niski e Niski è 6-0 in dominating ed è questo il ritmo di partita che ottieni quando hai un mid laner da snowball e da late game così pesante. Però ha un vantaggio troppo grande Cassiopeia, può fare quello che vuole. Sì, questo è assolutamente vero, ma stanno mettendo tutte le uova in un solo paniere gli Splice. Vuol dire che se Niski mette il naso fuori posto si trova a soffrire tutto il suo team. Ok. Anche se però è una Cassiopeia. Quindi e quello è un drago infernale che gli arriverà in mano. Ok. Pensi che stiano arrivando i GG Go Next nella chat dei Vitality? Penso che sia FF a 15, ma siamo già a 15 e non hanno sorrendato. Non so se sia stato implementato anche nel tournament Realm. No, nel tournament Realm è stato rimosso. Infatti. È stato rimosso l'early surrender. Qua, seconda torre in mano agli Splice. Tutto. E il prossimo drago sarà un drago della nuvola, che sarà il secondo per gli Splice qualora dovessero conquistarlo. Due draghi della nuvola su Cassiopeia e Scanner. Velocità di movimento per livello è micidiale. Ezreal si sta portando verso il guanto del gelo, decide di non andare per la virtù della triade, sa che il momento in cui il suo spike avrebbe dovuto surclassare quello dei Vitality ormai è già nelle mani di Niski con la sua Cassiopeia e quindi non hai bisogno di spingere oltre. Vuoi andare sul sicuro, vuoi non subire quella Jinx, vuoi applicare controlli ad area con quello che è il tuo colpo mistico. Qua Mini Trupax si porta a prendere la torre della corsia inferiore. Questo è importante perché comunque è oro locale che finisce nelle mani di una Jinx che dalla sua con un MC spada, con un piccone e con il fervore affiancati comunque dai gambali del Berserker già chiusi potrebbe trovare qualcosa in fasi centrali di partita. C'è un enorme problema, il miasma. Il miasma da parte di Cassiopeia taglia... Mi sa che lo vanno a divare perché Cobble comunque i danni ce li ha. E sta arrivando tutto il team degli Splice. E mi sa che Kavochart è morto. Arriva la ultimate da parte sua. Il flash aggressivo. Però arriva anche la ultimate di Ornn. Molte summoner utilizzate da parte loro. No, solo Xerxes ha usato il flash, perdonami. E i Vitality che riescono a rispondere abbastanza bene a questa aggressione. Però Cobble e Kasing hanno fatto tanti di quei danni su quella torre che dovrebbe crollare adesso. Sì, crolla adesso. La cosa è questa. Cobble ha comunque l'attack speed bonus ottenuta colpendo quelli che sono i suoi colpi mistici. Può concedere attack speed agli alleati. Arriva poi la ultimate da parte di Tahm Kench, ha portato Jinx, è già morta. Perché c'è anche Xerxes e Kasing che prova a zonare totalmente Jackdaw, che tanca il possibile. Anche Gilius si avvicina, poco da fare, è il disastro.
No. I Vitality stanno provando delle aggressioni troppo marcate contro un team che ha troppo vantaggio. Non possono permetterselo. Kaboshard letteralmente ha provato a fare l'impossibile, ma... Non può far nulla. Cassiopeia dice, vabbè, raga, ho capito. Ho preso abbastanza kill per questa partita, me ne vado. Fate Vobis. 2-0-5 Skarner, 1-0-4 Horn dalla corsia superiore, 6-0-1 Cassiopeia e 0-0-5 lo score complessivo dei due membri della corsia inferiore. Gli Splice sono on fire. Sì, in questa partita hanno totalmente recuperato quello che era il game precedente. Draft infelice. Riguardiamo come si è svolta l'azione, riguardiamo meglio l'angolazione. Qui ulto esplosivo da parte di Gilius, viene ingaggiato da parte di Xerxe, viene allontanato dai compagni di squadra. Viaggio dell'abisso che mette Mini Trupax in una posizione scomodissima. Arriva l'ustione su di lui da parte di Brom. Vanno a zonare Gilius e Jackrol. Kaboshard cerca il teletrasporto per salvare i compagni di squadra, ma in questa equazione mancava un'incognita ed era Talia. Talia, non potendo fare danni ad area, è anticipata ancora una volta negli spostamenti da parte di Niski. E qui, due partite, ci tocca dirlo, Niski si sta muovendo meglio di Jizuke sulla mappa. Sì. Al di là del vantaggio personale ottenuto, è dal minuto 1 della prima partita della serie che si sta muovendo meglio. Sì, verissimo. Mini Trupax in corsia centrale, ancora mai morto. Vantaggio inferno per lui con la sua Jinx nei confronti di Ezreal. C'è anche un uragano di Runan per farmare ancora meglio, però... Guarda quel colpo mistico, che sberla! Comincia a far male. E la cosa è questa, non è che neanche che gli Splice scalino male a livello di danno con Cassiopeia. Parlavamo all'inizio della draft, hanno pochi danni. Ah, ok, hanno Cassio. Scherzavamo. Cassiopeia 6-0. Guarda la differenza in gold. Sono 3200 gold, 3400 gold sono in corsia centrale, 1500 in giungla. Viaggio dell'abisso. In corsia inferiore vogliono andare a gankare quello che effettivamente è un Horn, che semplicemente flash attraverso un muro e usa il bulbo esplosivo. Doppia ultimate utilizzata. E poi devono tornare urgentemente in base, perché qui gli Splice stanno aggredendo due torri interne contemporaneamente. Corsia superiore cade al 100%. Oh no, non hanno un'ondata di minion per poterselo permettere. Niski comunque tanca e danneggia il più velocemente possibile i minion. Situazione veramente infelice per i Vitality, che purtroppo sono partiti col piede sbagliato e non è che provano a giocare safe, anzi provano... È una partita dove adesso sai che con quella Cassiopeia, con quelli che sono gli spostamenti di mappa da parte degli Splice, non te la puoi più giocare sul restare fermo ad aspettare. Però hai Jinx dal tuo lato. Secondo me potresti, Gilius qua che verrà ucciso. No! Si salva per vero. Si salva, non ha dovuto neanche utilizzare la sua Suprema, quindi una situazione relativamente comoda per lui. Relativamente. Qua gli Splice che si apprestano a fare quello che il Barone Nashor, sono a 20 minuti, hanno 6000 gol di vantaggio. E sinceramente, cosa pensi che possa fermarli? Lo sciolgono quel Barone. Lo sciolgono. Hanno Cassiopeia. 6000, quindi... 5000, 4000, 9000 KP, 2000, 1000. Bene. Andato. Nell'arco di 10 secondi scarsi. Wow. Al 20° e 50 secondi gli Splice portano a casa il Barone Nashor. Gold lead gold che impenna sulle 8000 unità. Splice fenomenali, veramente incredibili in questa partita. Niski non vuole assolutamente essere da poco. Veramente ma un mostro. Non è mai stato da poco Niski. Il fatto è questo, sta giocando una serie incredibile. E anche nella partita di prima, parliamoci chiaro, non è stato lui il problema. È stata una confusione generale che gli Splice si sono trovati ad affrontare. Gilius addirittura utilizza la punizione pur di portare a casa il Gromp nella è giungla mio. Nemica. E la situazione è grave. Anche perché se prima parlavamo di come per il team degli Splice cercare di fare wave clear contro delle Baron Wave fosse difficile. Tan 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 tan. Sono in davvero? 5. Sono in 5. Arriva l'ingaggio giusto la Cassiopeia di Niski. No, capo a segno. Niski sta facendo 1 contro 5, ragazzi. Wow. Guarda qua, Niski. Wow. Che è morto. Wow, Niski. Ne ammazza un altro. No, riusciranno a portarlo a casa alla fine. Se lo porta a casa Gilius. Ma intanto l'inibitore. Wow, Xerxe. Mitrupak sta ridendo. E vabbè, sa che comunque ormai la partita è ben finita. È una classica. Letteralmente sta aspettando per impedire i tempi di richiamo base. Non vuole far richiamare. Wow, Splice. Che partitissimo da parte loro, veramente perfetta. Ma penso se che ormai sei ancora lì, sì tranquillo, se li sto gestendo. Finiranno adesso la partita degli Splice. Gidu che sta ridendo, hanno capito, vabbè regà, dai. Ah, è finita. Kasim usa la ultimate in base per festeggiare, non so quanto sia stato addirittura felice.
non la chiudono. Citrice, non la chiudono, però Gesù che sta per morire. Wow. Sì. È una full clown fiesta. Hanno visto, è una full clown fiesta e la accolgono la clown fiesta. La accettano dentro di loro. Mitrupax prova a fare tutto per tutto insieme al resto del team, ma poco da fare. Gli Splice hanno giocato alla perfezione questo match. Lo accettano i Vitality. Dicono, vabbè, raga, go next. Che dobbiamo fare? 25 minuti, 23 minuti, signore e signori. E questo dovrebbe essere il... Sì, sì, tranquillo, puoi dirlo, vai. È un EU Open, tipo quelli che non vogliono... Wow, no. I Vitality fanno gli EU Open, siete persone orribili. Vabbè. Ok, no. Sono Kobe è abbastanza fidato che può fare il cazzo che vuole. Detta vediamo che semplicemente qui gli Splice sono letteralmente inarrestabili. Con un 14-2 al 23esimo minuto, gli Splice portano a casa la vittoria e pareggiano la serie. GG per loro! Se la ridono, che devono fare? Devi ridere. Invece gli Splice sono un po' più seri. Wow. Mi aspettavo un po' più felicità da parte loro per aver No, dai, Kasing stava ridendo. Vabbè, regà, la prima l'abbiamo intata noi, la seconda l'hanno intata loro. Una a testa. Facciamola bella adesso. Chi la inta meglio? Che partita da parte degli Splice. Dimmi quello che vuoi, ma quella Cassiopeia non deve rivedere la luce del sole. No, assolutamente. Nischi troppo solido. E stavolta su un campione che riesce a snowballare. Non è una Zoe nerfata, non è una Zoe che deve cercare gli angoli giusti. È una Cassiopeia che uno contro cinque ha ucciso entrambi i carry nemici prima di morire. Che devi fare? Sta uccidendo il jungler, eh? Wow. Non... Bannate Cassiopeia invece di bannare Swain. Bannate Cassiopeia. Anche perché Swain lo bannano gli Splice, quindi... E quindi se adesso selezionano Red Side devono bannare Cassiopeia e Swain? Wow. Continuo a ripetere questo wow, ma davvero la performance degli Splice è stata...